Ciao ragazzi, grazie ancora di essere tutti quanti qui con me. Questa volta qui non creerò insieme a voi, ma vi suggerirò diciamo, un miglioramento per il traforo Enel TCSS 405E, che è la mia ape dei trafori. Allora, questo mio, diciamo, miglioramento, questo mio suggerimento è qualcosa che è già provato da un po' di tempo e quindi appunto lo posso definire un miglioramento perché diciamo, miglioro il soffietto, che sarebbe diciamo l'aria che va a spingere la polvere di legno durante il vostro taglio. Allora, io come ho detto prima, l'ho provato già per un po' di tempo e ho riscontrato che effettivamente la pulizia nella linea di taglio si nota molto di più. Allora ragazzi, questo che sto facendo, che vi sto proponendo, che vi sto comunque dando questo suggerimento qui, non è un cambio del soffietto, cioè non diventerà un soffietto turbo che spingerà molta, molta, molta più aria, spingerà un po' di più, quindi si, diciamo, allargherà l'ampiezza della pulizia della linea di taglio e vedrete molto meglio appunto la linea da seguire durante il vostro taglio. Quello che vi occorrerà per fare questa piccola modifica qua sarà un po' di carta nastro adesiva, uno strappo di carta, i classici strappi, quelli come quello che vedete qua, di rotolo di carta. Poi vi occorrerà un elastico molto piccolo o del diciamo un pezzettino di biadesivo, di nastro diciamo biadesivo. Adesso io inquadrerò dall'alto, vi farò vedere dall'alto i particolari come smontare il soffietto e su quello da fare, sulle cose da fare per appunto apportare questa piccola modifica. Quindi ragazzi, ci vediamo dopo. Ok ragazzi, adesso come vedete l'inquadratura dall'alto, questo qui è il braccio del traforo e questo qui è il tubo dove passa l'aria per andare a soffiare appunto nel pezzo che state tagliando. Allora, per prima cosa bisogna smontare, diciamo, il tappo del vero e proprio soffietto di gomma che c'è sotto. Per prima cosa andremo ad eliminare, cioè a togliere il tubo, la canna diciamo, di aria di gomma qua. Tiriamo con forza, ok, e questo qui è tolto. Dopodiché bisogna ruotare questo pezzettino di plastica che vedete qui. Ci sono anche due spacchi, quindi se riuscite con le dita, ok. Se non dovesse riuscire con le dita, potete prendere una chiave del 19 ed metterla qui e quindi ruotare come se fosse, diciamo, un bullone. Si ruota e vengono fuori le due sticine. Vedete che c'è anche il senso qui per eliminarlo, diciamo staccarlo, ok? Questo qui è la sorta di tappo. Questa qui è il vero e proprio soffietto di gomma che è incastrato e come vedete comunque un po' si muove, vedete? Perché non va a toccare direttamente sul braccetto, che è questo qui. Adesso bisogna, diciamo, mettere le dita e prenderlo su con calma, ok? Come vedete? E tirarlo con forza, un po' da entrambe le parti, un po' da una parte e un po' dall'altra, e continuando magari a fare dei movimenti circolari. Tirate con forza, ma senza esagerare, un po' da una parte, come ho detto prima, un po' dall'altra, e vedrete che verrà fuori. Eccolo qua. Questo qui è il vero soffietto, ok? Potete fare la prova se comunque non è bucato, mettendo un dito qua e vedendo che comunque lui è bloccato perché non ha nessuna, diciamo, foratura nel soffietto, perché può succedere appunto che si può spaccare anche questo soffietto qui di gomma. E io so come ripararlo, ve lo farò vedere nel prossimo video. Intanto vi faccio vedere come aumentare la sua potenza. Ok, quindi adesso qui vedete che è rimasto questo buco qua. Dopo vi faccio vedere il tutto. Ok ragazzi, come avete visto prima, questo qui è il soffietto. Quello che voglio fare io è andare a mettere un po' di spessore qui sotto a questo soffietto qui, cioè che andrà a toccare meglio con il braccetto, perché come vedete sotto c'è il braccio, ok? Il braccio del traforo che fa il movimento verticale su e giù, su e giù. Quindi ogni volta che va su spinge il soffietto e provoca, diciamo, crea dell'aria che passa con il tubo e andrà proprio dove voi tagliate. Quindi io quello che andrò a fare, andrò a piegare la carta,
andrò a piegare in modo tale da poterla mettere sotto, che vi spiegherò dopo come metterla sotto, per creare appunto questo spessore qua e spingere più aria. Quindi adesso vi spiego come fare il tutto. Ok, io qua ho già preparato un pezzettino, una strisciolina di carta adesiva, che questa qui è da larga 50 mm come larghezza, eh. Adesso vado a piegare questo pezzettino, questo strappo di carta, per fare, diciamo, una strisciolina appunto di carta. Ok, andiamo a piegarla. Ragazzi, non serve proprio la perfezione, comunque, perché intanto è solo per farvi vedere quello che ho fatto io. Poi, se volete adottare altri sistemi comunque per fare questo spessore qui, siete liberi di fare quello che volete. Ok, che adesso questa grandezza qui più o meno va a corrispondere alla grandezza del braccetto che ci sarà all'interno. Adesso, per bloccare il tutto, andremo a mettere la nostra carta adesiva per, diciamo, tener ferma appunto questa carta piegata. Perfetto, adesso vi farò vedere come inserirla dentro. Ok, ragazzi, ci sono due modi che, diciamo, mi sono venuti in mente per bloccare questa carta qui nel braccio del traforo all'interno: o con un elastico piccolino o con un pezzettino di biadesivo. Allora, con un pezzettino di biadesivo voi togliete, siccome avrà due pezzi di, diciamo, di protezione dalla parte adesiva, sia davanti che dietro, sopra o sotto, togliamo una parte, lo appiccicheremo qui in mezzo e andremo ad inserirlo dentro, perché comunque qui c'è la fessura. Una volta andato dentro, andremo a far capitare, diciamo, proprio la parte di biadesivo in mezzo al forellino qua. Così, quando poi noi andremo a rimettere il soffietto, ad incastrarlo di nuovo dentro, questo qui si andrà ad incollare proprio qui sul biadesivo. Quindi mi permetterà di tenere ferma appunto questa carta qui. Ragazzi, anche se io per parecchio tempo ho messo solo la carta senza neanche mettere questa carta adesiva e anche mettere queste altre cosine qui per tenerlo fermo, comunque è andata bene lo stesso. Però questa qui è una cosa in più e ve lo voglio far presente. O se no, mettiamo un elastico, lo facciamo passare all'interno qui del braccio, per tenere la carta, e lo portiamo appunto, come l'altro, lo portiamo qui dove c'è il foro. Comunque adesso questi procedimenti qui ve li faccio vedere da un'altra angolazione, così capirete meglio. Ok, ragazzi, eccoci qua. Scusatemi se non mi vedo io, però preferisco far vedere il traforo, così capite un attimino meglio quello che bisogna fare. Allora, questa qui è la fessura che andrà, diciamo, a comunicare col forellino che c'è qui sopra. E questo qui è il pezzo di carta che abbiamo piegato insieme. Io intanto lo vado ad inserire, scegliete comunque una posizione che più vi piace, e l'andremo a inserire proprio nello spacchettino che c'è qua. Ok? Non del tutto. Vi faccio vedere prima come bloccarlo con questo elastico, perché l'elastico dopo si può togliere. Se io invece metterò dopo il biadesivo, dopo rimarrà, quindi non si può più togliere. Siccome ve li voglio far vedere entrambi, intanto metto l'elastico. Ok? Intanto, come avete visto, comunque ho mollato il tiraggio qui della lama, ho tolto via anche il portalame e vado a mettere qui l'elastico, lo vado a far passare nel braccio. Chiudiamo, ok, siamo sotto. E andiamo a prendere appunto questo pezzo di carta, lo blocchiamo lungo tutto il braccio, sia sopra che sotto che lateralmente. E adesso andiamo ad inserire la carta, questo spessore che abbiamo creato qui, all'interno della parte rossa qui del braccio, facendo camminare anche l'elastico nella parte inferiore. Ok, una volta che sono insieme sia l'elastico e appunto anche lo spessore che abbiamo creato di carta, adesso vi faccio vedere dall'alto. Ok,
è tutto pronto. Vi faccio vedere dall'alto quello che si vede dal foro. Ok, vedete che si vede l'elastico. Quindi l'elastico, una volta che blocca sia il braccio che il pezzettino di carta, questo pezzettino qui non andrà più né avanti né indietro. Se poi comunque volete vedere, volete bloccarlo, scusatemi, ancora di più, la parte sotto dell'elastico, che vedete che ce l'ho qui tra le dita, volendo si può mettere anche uno spessore per aumentare, diciamo, la presa dell'elastico con il pezzettino di carta. Quindi adesso lui è pronto per poter mettere il soffietto. Dopo io andrò a mettere il soffietto, andrò ad incastrarlo di nuovo come prima e quindi è tutto ok. E vi farò vedere dopo, diciamo, il montaggio del soffietto, ve lo farò vedere dopo quando metterò questo biadesivo qui, che è l'altra soluzione per tenere, diciamo, fermo il pezzettino di carta con il soffietto che c'è qua. Quindi adesso vado a farvi vedere come mettere appunto il biadesivo. Ok, intanto vi faccio vedere anche come togliere quello che abbiamo messo prima con l'elastico. Vedete? Quindi lo spessore è tolto, l'elastico è rimasto dentro, però possiamo tirarlo anche da sotto ed eccolo qua. Perfetto, l'elastico è tolto. Ragazzi, l'alternativa all'elastico è un po' di nastro biadesivo. Il nastro biadesivo ha due protezioni, sopra e sotto, quindi noi ne toglieremo solo una, ok? E lo andremo ad appiccicare nella parte centrale dello spessore che abbiamo fatto prima. Ok, mettiamo un po' di forza per farlo attaccare bene. Dopodiché, o togliamo subito l'altra strisciolina di protezione e lo inseriamo dentro, o volendo, però è molto complesso, si può togliere dopo. Io, diciamo, lo tolgo subito. Ok. Ed inserisco, stando attenti a non farlo toccare con la parte rossa, perché sennò si appiccica. Quindi vado a fare un po' di pressione, stando attenti di non farlo toccare. Ok, adesso vi faccio vedere dall'alto, lo metto un po' in centro. Guardate com'è. Ok, vedete che c'è in mezzo al foro praticamente il pezzettino di biadesivo. Quindi quando poi io andrò a mettere il soffietto sopra, andrà ad, diciamo, leggermente incollarsi e quindi lo spessore che io adesso ho messo di carta non si muoverà più. Poi, per carità, se per caso nel tempo si dovesse spostare, comunque è un piccolo lavoretto che si può comunque mettere di nuovo. Quindi adesso vi faccio vedere come reinserire, facendo l'inquadratura dall'alto, come inserire appunto questo soffietto qui. Ok, una volta messo lo spessore sul braccetto del traforo, andremo a mettere di nuovo il soffietto. Pieghiamolo leggermente da una parte e lo andiamo ad incastrare dentro, man mano lo spingeremo. Adesso vi farò vedere. Ricordatevi sempre che questa qui è la parte finale, che è praticamente l'appoggio sulla parte rossa, quindi la parte proprio finale. Ok, andiamo ad inserirlo. Fate sempre con molta delicatezza, inserirlo pian pianino da una parte e dall'altra. Pian piano, Ok, una volta dentro andiamo con qualcosa, lo andiamo a spingere e a marcare sul nostro spessore dove abbiamo messo anche l'adesivo. Ok, e
E adesso andremo a rimettere di nuovo il suo tappo. Come vedete ci sono qua i due segni, quindi bisogna metterlo qui e ruotare. Se non riuscite con le mani, come vi ho detto prima, bisogna prendere la chiave del 19 e ruotare. Perfetto, adesso tutto è bloccato. E per ultimo andremo a rimettere la nostra, diciamo, il nostro tubettino, questo trasparente che andrà a portare sull'aria nel nostro taglio. A dopo vi farò vedere come si comporterà il taglio. Ok ragazzi, avete visto proprio poco fa il taglio che ho fatto con il mio traforo. Avete visto comunque la qualità effettivamente della visione della linea di taglio perché è sempre ben pulita dalla polvere di legno, quindi io mi sono sempre trovato bene con questa mia piccolissima modifica che come vi ho detto prima non cambia il soffietto del vostro traforo, però un poco lo migliora e quindi migliora anche la visione della linea di taglio. Spero vi sarà utile comunque questa mia idea, questo mio piccolo consiglio, suggerimento che io vi do, perché comunque per me potervi aiutare nel traforo elettrico per me è una cosa molto molto bella e gradevole. Quindi ragazzi, vi ripeto ancora una volta, se non siete iscritti al mio canale iscrivetevi, perché per me comunque è una cosa molto importante. Quindi ragazzi, ci vedremo per la prossima creazione o magari per il prossimo consiglio. A presto!